purtroppo torno alla questione anapetica, però non per essere pedante, ma per un approccio, dato che lei sta studiando in carta albanese, no? In carta albanese immagino, vero? Che appunto faceva l'esempio prima. Allora, come si sa invece, nell'epica slava la mente che è studiata, nel senso che abbiamo il decasillabo con la pausa, la cesura dopo la quarta. In generale è così, più o meno, ma non parlo. A livello di senso comune. No, volevo sapere se c'è una sorta di analogia tra queste due cose, perché questo corrisponderebbe a un ragionamento, e cioè queste epiche sono poi transnazionali, e quindi rovesciano quel discorso che si faceva ieri di questa accettazione del nazionalismo esasperato, no? Sì, ho capito il problema. Allora, un caso veramente delicato, però la butto lì, sì, l'informazione, perché anche questo dovremmo stare qui un paio di giorni a discutere, è proprio la questione di questi testi epici, tutta la questione di teoria prescinita, tutta la legge di confine, perché di fatto è strutturata, almeno nella fase di canto, in versi che apparentemente sembrano dei decasillabi. E questo è stato uno, diciamo, degli elementi che ha portato acqua a mulino, che diceva che questi canti erano di importazione slava, prodotti dal albanese, quindi l'argomento è veramente molto delicato. C'è però, che era questa cosa qui, cioè noi all'interno di questa epica di confine abbiamo una persistenza ritmica che è molto vicina al decasillabo, mentre nella gran parte dei testi poetici in lingua albanese, diciamo, il verso dominante sarebbe l'opponario. Però ripeto, tutte e due le letture sono sbagliate, perché tornando al discorso che dicevamo prima, in realtà sta emergendo fuori che c'è in realtà una componente ritmica in qualche modo armonica. Però ecco, forse è un argomento un po' troppo specifico per questo. C'è un'altra cosa più leggera. Come si sa, Parri riusciva a filtrare e a decidere quale gusto era efficace o era sincero, era spontaneo, magari analfabeta, quale invece veniva influenzato anche dalla cultura scritta, quindi dai giornali, dall'alfabetizzazione, eccetera. Riesce a farlo negli anni 30, per questo sceglie alcuni e ne esclude altri. Si fa aiutare anche da Winrich per questo, no? Il suo assistente slavo. Questa situazione dopo 70 anni, insomma, com'è in Albania? Cioè, c'è questo pericolo di infiltrazione, diciamo, allora, dello scritto? Ho capito la questione, bisogna pronunciare il problema, il punto non è questo. Il punto è che parliamo di un meccanismo formulaico. Il meccanismo formulaico in qualche modo prescinde da un canale scritto orale. Iselesi, che è il cantore con cui io sto lavorando adesso, ragiona in base alle formule. Quindi è un problema di tipo di combinazione ritmica, non c'è caso, non è basato sul fatto che lui abbia o meno una conoscenza di un alfabeto. Bisogna invece capire se lui mantiene certe componenti strutturali. La logica formulaica in qualche modo non è strettamente legata alla alfabetizzazione. Uno può anche essere alfabetizzato, però continuare a strutturare dei testi in maniera formulaica. Su questo ormai diciamo siamo tutti chiari, questa cosa si capita. La domanda, non so forse la risposta a questo è lunga, comunque faccio così. Non so, dipende dalla cosa. Lei diceva prima che quando il cantore è stimolato anche dal pubblico nel meccanismo formulaico, questo mi ha fatto venire in mente una cosa abbastanza banale, cioè che sicuramente il pubblico una volta, e penso anche oggi, anche se immagino che forse oggi sia meno diffuso di una volta, consegue una comprensione, ma soprattutto una conoscenza di un repertorio che una volta probabilmente, non so se anche adesso, è condiviso da tutta una comunità. Quindi la domanda era, questi repertori oggi sono qualcosa di specialistico o fanno parte ancora di qualcosa che è condiviso, diciamo, per cui nella performance agisce... Ho capito. Okay. Allora, la comprensione si basa sempre sulla condivisione degli elementi. Questo sì. Se non c'è condivisione, assolutamente non ci può essere comprensione. Quindi affinché ci sia questa capacità, non dico interattiva, ma se proprio di capire quello che sta succedendo, c'è bisogno veramente di capire. Chi ascolta un cantore epico, queste cose le deve assolutamente conoscere, perché le hanno spiegate o perché vivendo in questo ambiente certe cose le ha assolutamente assimilate, altrimenti non si capisce niente. D'altra parte, se io adesso non vi avessi fatto tutti questi schemini, voi sentivate questa roba monotona che andava all'inizio e alla fine e non capivate assolutamente niente. Quindi ci deve essere sempre necessariamente, quello è dire un prerequisito fondamentale. Sì, quello sì, era chiaro, a livello anche stilistico c'è una, come avviene anche in altri repertori orali, una
un intervento della comunità, anche di a volte si dice di censura sul... Assolutamente sì. Quello che sopravvive è quello che viene, diciamo, riconosciuto dagli altri come un qualcosa in cui ci si rappresenta. Questo è ultimissima domanda, c'era una mano di là. Poi vediamo. Abbiamo tempo dopo. Io volevo chiedere una cosa, però dovrò tirare in ballo ancora una volta il problema delle origini questa volta, anche se nel libro di Lord in particolare è vero che lui si interessa della questione della formula, però è anche vero che la questione della formula viene comunque applicata in una serie di casi concreti, tra cui il caso dei poemi umani. Nei momenti in cui ci si interroga sull'evoluzione di un canto e anche degli strumenti a disposizione del cantore, com'è possibile non porsi il problema delle origini? Che poi questo problema delle implicazioni politiche è ovvio, però secondo me non si può evitare più tanto. Dipende come lo poni, dipende tutto come viene impostato. Cioè, se è posto in maniera ideologica bisogna sicuramente rifiutarlo, ovviamente certo. È una questione di... Il vero problema, diciamo, dell'etica di queste zone è che la questione è stata posta sempre in termini, cioè collegando l'antichità di un repertorio con la persistenza del popolo di questo territorio. Quindi diciamo, noi abbiamo purtroppo una tradizione di studi locali, degli studiosi locali dell'etica dei Balcani che l'hanno vista sempre così. O collegamenti di invidio o collegamenti con altre cose, quello assolutamente. Però questo non esclude a priori un motivo di interesse. Sì, io ti sto traducendo quello che è stato fatto, ecco. Ovviamente questo è un po' martinato da un altro punto di vista, però purtroppo la realtà ci insegna che lì, anche ieri Matteo Mandalà, insomma, devo dire, ha fatto le osservazioni, no? In merito al mondo. Dobbiamo proprio chiudere, facciamo una domanda. Però scusami, direi un'osservazione per chiudere questo, se posso permettermi. Il problema della formula. Cioè è un oggetto, un reperto troppo piccolo per poter stabilire delle linee di ascendenza dirette così forti, cioè la formula è già in tutta il canto narrativo, il canto epico, cioè voglio dire anche Teresa Viarengo usa sistemi costruttivi molto simili e chissà se è imparentata con Omero oppure no, insomma è così come Gini Roma sono altri cantori, tutto per dire, per chiudere questo discorso, insomma.